Ennesimo colpo da Pinarello. Dallo stabilimento della nota azienda trevigiana in Viale della Repubblica sono state rubate 13 biciclette da corsa per un valore complessivo intorno ai 70.000 euro. L'allarme è scattato alle 20:15 di domenica. I ladri hanno staccato una vetrata e sono penetrati nella sala, nello showroom, dove le biciclette erano in esposizione, facendo razzia e poi dileguandosi in breve tempo. Un blitz di 4 minuti circa. Spariti anche alcuni pezzi storici. Salvata la bici usata da Bradley Wiggins, vincitore dell'ultimo Tour de France. Alcune delle due ruote sottratte sarebbero già state messe in vendita in siti specializzati dell'Est Europa. Per la Pinarello si tratta del terzo furto negli ultimi 12 mesi. Purtroppo sì, l'ennesimo furto, quarto in 10 mesi almeno, e quindi speravamo ormai di aver raggiunto la canna, ma siamo un po' tranquilli. Abbiamo investito moltissimo per la sicurezza, però ovviamente non è bastato. Le allarmi sono scattati, quindi tutto ha funzionato bene, il problema è che il furto si è svolto in 4 minuti, il tempo di materiale arriva qui, ma ovviamente era troppo poco, non ce l'abbiamo fatta. Né noi, tantomeno la vigilanza, piuttosto che la questura e i carabinieri. Sì, nella battuta sono bici che vanno a ruba, che però è un po' triste in questo momento. Praticamente sono arrivati con un furgone, velocissimi, l'hanno posteggiato, l'hanno parcheggiato praticamente alla testa di una finestra che un po' meno in vista rispetto alle altre, l'hanno tirata giù, entrati, hanno fatto fuori queste 13 biciclette su 17 che erano qua, ma era velocissima proprio da esperti, velocissime comunque. Quelle del furto precedente in maso le abbiamo trovate, ci sono, non solo le nostre, ci sono anche quelle degli altri purtroppo. Il problema è che nessuno riesce a trovare dove sono, o il magazzino, o chi gestisce questo sito.